quanto l'aria condizionata. Questi applaudono e a speranza che gli salvi la poltrona. Il PD è più un applauso isterico determinato dal fatto che non fanno più, proveranno al massimo a candidarlo perché... Lui ringrazia, sono piaciuto, non si sa bene di cosa. Beh, Giorgetti che applaude. Complimenti. Vabbè. La seduta è aperta e il deputato segretario della Repubblica per osservare la seduta precedente. Processo verbale della seduta del 20 luglio 2022, presidenza Filippo. La seduta comincia alle 10.30 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 13 luglio 2022. Il presidente dà conto delle missioni. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Draghi consegna alla Presidenza della Camera il testo delle comunicazioni del Governo precedentemente rese al Senato, dei quali il Presidente prende atto, avvertendo che saranno pubblicati integralmente in calce al resoconto stenografico della seduta odierna. Il Presidente avverte che la discussione sulla comunicazione avrà luogo nella seduta del 21 luglio 2022 con inizio alle 9, secondo le modalità definite dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo nella riunione svoltasi nella giornata precedente. La seduta termina alle 10.37 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 21 luglio 2022. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere alla seduta odierna sono complessivamente 94, come risultato dell'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta odierna. Ha chiesto di intervenire il Presidente del Consiglio dei Ministri, ne ha facoltà. Buongiorno, prima di tutto grazie. Grazie. Quelli che lo hanno impallinato al Quirinale adesso lo applaudono, proprio l'ipocrisia fatta e finita della sinistra. Lo hanno impallinato e poi... Grazie per questo, naturalmente. Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato. Ma grazie per questo e grazie per tutto il lavoro fatto insieme in questo periodo. Alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato della Repubblica, chiedo di sospendere la seduta perché mi sto recando dal Presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni. Determinazioni. Cioè, ragazzi, non lo dice fino all'ultimo. Determinazione di fino al 2 ottobre. Sospendiamo a questo punto la seduta fino alle ore 12 in attesa degli esiti del colloquio con il Presidente della Repubblica. La seduta è sospesa. Non mollano fino all'ultimo, non mollano fino all'ultimo. È proprio
come una zastera che interessa solo. No, no, vabbè, ma tanto quando dice determinazioni si legge dimissioni, speriamo. Bene, ci aggiorniamo.